della seconda commissione, il rappresentante del governo, rinunziano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18:35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 26 gennaio 2016, con inizio alle 9. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Artini, Baretta, Bergamini, Boccia, Catania, Sciauchi, Cicchitto, D'Ambrosio, Damiano, Epifani, Faraone, Fraccaro, Gentiloni Silveri, Guerra, Mazziotti di Celso, Meta, Piccoli Nardelli e Shulian sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno era il numero 3775 del deputato Bosco, concernente misure a favore degli agricoltori di Licata gravemente colpiti dalla tromba d'aria del 10 ottobre 2015. Il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Sì. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Con riguardo all'anomala ondata di maltempo che nello scorso mese di ottobre ha colpito i territori della provincia di Agrigento, in particolare i comuni di Palma di Montechiaro, di Licata in particolare, ringrazio l'onorevole Bosco per aver sollecitato il Governo per questa interrogazione, perché sono stati provocati enormi disagi al settore agricolo, grandi danni sono intervenuti nella provincia di Agrigento, in particolare nel comune di Licata. E quindi faccio presente che la proposta di declaratoria di eccezionalità della tromba d'aria del 10 ottobre del 2015 in provincia di Agrigento è stata integralmente accolta con un decreto del 24 dicembre del 2015, che è stato pubblicato già sulla Gazzetta Ufficiale, la numero 13 del 18 gennaio del 2016. Con questo provvedimento sono stati delineati e delimitati i territori agricoli dei comuni di Licata e di Palma di Montechiaro per i danni alle strutture aziendali non assicurabili con polizze agevolate.